dopo l'introduzione ufficiale di Ruffini a nome del Comune e della Casa dei Teatri, di un libro così complesso, che è complesso anche per la mole, avete visto, è notevole, inusuale anche questo nel panorama editoriale contemporaneo, quindi c'è già un elemento, ed è inusuale anche il fatto che una mole così imponente di pagine corrisponda a un prezzo invece decisamente, magari non accessibilissimo, ma insomma un prezzo che non corrisponde sempre sul mercato editoriale alla quantità delle pagine, no? Ci sono libri molto più sottili che costano un terzo di questa cifra e dicono anche molto di meno, oltretutto, quindi c'è una difficoltà, quindi già questi sono degli elementi, diciamo, dei paradossi interni all'opera che vanno sottolineati. Così come nel titolo si indica come oggetto della ricerca il digitale, che è già una parola che io personalmente contesterei, ma questo è già detto anche da Balsola e da Andrea Otterdi nell'introduzione, come oggetto del volume. In realtà, devo dire, e forse questo è un elemento di dibattito, tutto il libro, più che le arti multimediali digitali, è uno studio sulle arti multimediali verso il digitale, come dire, un'indicazione di ricerca più che un oggetto, perché sennò dovremmo parlare, che lo chiamiamo digitale o che lo chiamiamo numerico, in ogni caso di un universo che è soltanto quello legato alla produzione di immagini e suoni o corpi o emozioni esclusivamente per via informatica, e quindi non è esattamente quello di cui tratta il volume, che è invece una storia, un racconto, a volte anche proprio una narrazione, come ha detto Ruffini, ma più spesso un'analisi di un percorso che dall'inizio del Novecento, anzi seguendo poi il lavoro dei due curatori, autori, come dice anche Balsola nell'introduzione, negli ultimi tre secoli, se contiamo il ventunesimo, insomma dal Settecento, dal XVIII a oggi, ha attraversato varie, oggi chiamiamo ancora, anche se la definizione sta diventando sempre più difficile, arti, vari campi artistici, il teatro, la musica, la danza e poi dopo la fotografia, il cinema, la televisione, il video, verso da una parte l'evoluzione tecnica del tutto numerico, del tutto digitale, del tutto realizzato all'interno di una macchina che è il computer, che viene ridefinita tra l'altro anche come macchina dall'esistenza di queste pratiche. Il computer, che nasce anche terminologicamente come macchina per fare i calcoli, come calcolatore, computer vuol dire letteralmente calcolatore, e in realtà nello sviluppo di queste pratiche espressive diventa sempre di più, neppure come lo chiamano i francesi, un ordinatore dei dati numerici, ma proprio un elaboratore, quindi in realtà una macchina per fare i conti che diventa una macchina per elaborare, al limite per creare, per inventare ex novo, per fare qualche cosa che prima non c'era, no? Quindi fare arte nel senso etimologico della parola. E tutto questo, diciamo, però è un percorso che il volume racconta a partire dal Settecento, a partire dalle prime utopie della sintesi delle arti, dell'opera d'arte totale, dell'incontro tra i linguaggi, dell'incontro mai realizzato, a volte poco realizzato tra i linguaggi. In ogni caso è un percorso verso il digitale, verso il numerico, verso quello che forse sarà l'arte del XXI secolo, la quale alcuni autori, per esempio presenti nel libro, tra i quali ci sono anche io, non credono affatto che sia l'unica forma espressiva del futuro presente del XXI secolo, il digitale, ma credono che sia anche questa ancora una componente del futuro presente, nel senso che io non credo personalmente affatto che il XXI secolo, né per l'arte né per tutto il resto, sarà un secolo interamente numerico, che tutta la nostra esistenza si ridurrà nel rapporto con i computer. Penso anzi che la forza di, in questo caso, del percorso delle arti e degli artisti verso il numerico abbia dimostrato un'altra cosa, che forse anche qui bisognerebbe dirlo, altri campi scientifici non hanno ancora ben chiaro, sto pensando proprio alla biologia, alla medicina, ad altri campi, magari alla fisica, cioè a campi completamente molto apparentemente lontani dalle arti. Io non credo che tutto si risolverà nel computer, che si potrà fare, la guerra lo dimostra, no? Intelligence soltanto con l'intelligenza elettronica, no?
si era creduto fino agli anni Ottanta, che le spie sarebbero state sostituite dai computer e dai satelliti, invece no, ma l'hanno capito prima le arti. Il ventunesimo secolo e forse il nuovo millennio che si è aperto con il ventunesimo secolo sarà un'epoca di intreccio delle arti, di coesistenza tra le arti, in cui arti e linguaggi di antichissima tradizione, danza, corpo, performance, di nuova e moderna tradizione, fotografia, cinema, elettronica analogica, coesisteranno, si intrecceranno con gli algoritmi digitali, numerici, gli interattivi, i tridimensionali, i teletrasporti e tutto quanto. E sarà questo il bello. Cioè, quello che il ventunesimo secolo, ed è vero che molti docenti e sicuramente d'accordo su questo, ci ha dimostrato, è che non solo non c'è una gerarchia tecnologica di valore tra le arti, tra quelle tecnologiche e quelle non tecnologiche, tra quelle del moderno, intendendo l'Ottocento e il Novecento e quelle precedenti, ma che il ventunesimo secolo sarà un'arte in cui le scale di valori qualitativi determinati da una falsa visione deterministica della tecnica scompariranno. Non è che ci saranno arti più avanzate perché saranno più tecnologicamente avanzate, ci saranno arti che avranno qualcosa da dire, che sarà un intreccio di linguaggi che valorizzerà sia, diciamo, l'esperienza millenaria della pittura, della scultura, della danza o della performance, con quella molto più recente dell'elettronica o del film o del digitale. E questo, che poi tutto questo diventi o possa diventare sintesi, opera d'arte totale, intermedialità, opera, questo dipende ancora e sempre, e questo libro lo dimostra abbastanza bene anche sul piano storico, dalla capacità di ogni singolo artista di praticare questi intrecci, e ogni singolo creatore, artista, tecnite, come lo chiamerebbe Gianni Toti, che è in grado di dominare la pluralità dei mezzi tecnici e dei mezzi espressivi che il ventunesimo secolo gli ha portati in eredità, non dal moderno, dal novecento, dall'ottocento, dai 5.000 anni di storia precedenti, e che lui ha tutti quanti come su un piano di lavoro a sua disposizione, e che può scegliere per dire delle cose che sono profonde per lui e magari interessanti per chi lo ascolta. Questo è, diciamo, quello che forse saranno le arti del ventunesimo secolo, verso il digitale. Il digitale in tutto questo, tra gli altri, e forse invece, anche in un'altra serie di saggi del volume, soltanto un elemento, quando è inteso come possibilità di archiviazione, come possibilità di diciamo, trovare un comune a tutti i linguaggi preesistenti al digitale, ma come di messa in relazione tecnica, aiuta a fare il lavoro. Voglio dire, il corpo no, il corpo fisico dell'attore o del performer no, ma per adesso qualunque linguaggio dell'inglese che sia su due dimensioni è possibile tramutarlo in dati algoritmici e quindi metterlo in relazione. In realtà è anche difficile questo, i puristi, tra i quali ci sono anch'io, continuano a pensare che una fotografia sia comunque diversa dalla sua scannerizzazione, quindi dalla sua digitalizzazione, però insomma, siccome tanto la fotografia, come ogni oggetto, nel momento in cui è stata scattata e stampata su carta, incomincia a deteriorarsi o a cambiare o a modificarsi, deteriorarsi poi è già un giudizio di valore, cambia nel tempo, non si può dire che una fotografia esista se non nell'attimo in cui è stata scattata. È così un film, no? Tutto il problema del restauro delle pellicole, il programma del 1920 o del 1945, quando probabilmente nel 1946 quel programma era già cambiato, perché la luce, il calore, le radiazioni avevano già modificato quella materia, la celluloide, gli acidi, le cose. Quindi in realtà è anche quella un'utopia del digitale, dell'epoca di dire che si possa restaurare, ricostruire, che esiste una forma originaria da ritrovare. Probabilmente invece, come insegnava White, dei grandi filosofi della scienza del primo Novecento, compresi i nostri corpi, ogni oggetto su questa terra si modifica nel tempo continuamente, quindi lo stato sarebbe da rimettere in discussione. Però diciamo che è chiaro che, diciamo, la possibilità di un primo livello di approssimazione, di tramutare tutti i linguaggi almeno bidimensionali in algoritmi e di mettere tutti a disposizione con la loro natura senza tradirla,
di un montaggio, di una regia che approfitti delle teorie del montaggio del Novecento, cinema, teatro, danza, musica, per costruire nuove opere è certamente un fatto importante. Altro livello del digitale è quello invece di crearne nuove usando le specificità tipiche e proprie dei computer e delle macchine. Ma questo non vuol dire appunto che il nuovo secolo sarà interamente digitale. Multimediale è perché molti media, oltre che molte arti, si confrontano nelle nuove possibilità di fine modernità o di inizio di nuova modernità. E questo è un altro elemento importante che il libro mette in evidenza. Non sono soltanto i linguaggi delle singole arti a confrontarsi, la pittura con il cinema con la danza, la poesia con la parola con la fotografia o con la scultura. Sono anche i media, cioè i modi più che i mezzi della comunicazione. E per media, o perché sono anche la storia dei mass media, andrebbe fortemente ridimensionata. È un'idea di fine Ottocento, quello del mass media, del medium di massa, un'altra utopia legata alla nascita della radio, ma già con la televisione abbandonata. Ci sono i media, cioè degli strumenti che mediano la comunicazione tra individui e individui, che poi gli individui siano due. E il medium sia la voce o che siano 101 su 100.000 è soltanto una differenza di scala in realtà, che certo ha delle conseguenze sul piano espressivo, sul piano linguistico, ma insomma il personal computer appunto non è un medium di massa, è un medium, ma è un medium perché mette in relazione anche soltanto due persone che scrivono un'email, più o meno come la voce, più o meno come la lettera, quindi come dire, esistono i media. E non soltanto i mass media, e esistono i media anche oggi nella televisione. Noi continuiamo a parlare di televisione, per dire il più famoso dei mass media ipotetici, e non ci rendiamo conto, perché il mercato non ci vuole far rendere conto, che esistono migliaia di televisioni, non la televisione, comprese le micro televisioni di strada, di appartamento, di condominio, e questo sono gli artisti che ce l'hanno dimostrato, proprio gli artisti che hanno cominciato a lavorare sui media. Ma a parte Giacomo Verde, che ha lavorato su questo in maniera molto precisa in Italia, ma è Nanjun Paik che l'ha tirato fuori per primo. Voglio dire, Nanjun Paik nasce non come video, come opera elettronica, analogica, nasce come televisione. Global Groove è televisione fatta in una struttura universitaria all'Università di Boston, che aveva un piccolissimo studio televisivo. Non è la televisione generalista, ma era già televisione. Si poneva il rapporto dell'opera con la gente, no? Con il linguaggio. È quella che René Berger chiamava micro televisione, ma esistono tante televisioni. Oggi è più facile capirlo con i satelliti, con il digitale terrestre, con le televisioni di strada, con la televisione degli artisti. Ma continuiamo a pensare che esista la televisione, la radio, quindi anche chi insegna mass media, dalla storia degli artisti e dell'esperienza degli artisti, dovrebbe desumere che tutti i concetti, che, ed è questa la cosa su cui più, tutti i concetti su cui noi ci siamo costruiti una cultura relativa alle arti e alle tecniche, queste esperienze, le arti, delle tecniche dei media, erano tutte rimesse in discussione. Questa esperienza raccontata in questo libro di intreccio tra le arti, di intreccio tra arti classiche e arti tecnologiche, di difficili rapporti tra le avanguardie e le industrie di consumo, tra i mercati e le ricerche, tutto questo ci ha semplicemente, secondo me, socraticamente, maieuticamente, confuso le idee per aiutarci a distruggere vecchi preconcetti e andare avanti, ma insomma ci ha rimesso in discussione la nozione di tecnica, di arte, di danza, di teatro, di cinema, di televisione, di radio, di media, di multimediale, di elettronico, e anche di futuro, no? Perché se il futuro è la valorizzazione del corpo, della performance, della danza insieme all'elettronica numerica, evidentemente un futuro sarà quello raccontato nei romanzi del primo cyberspazio degli anni 70-80, e questo secondo me è un grande vantaggio.